Questa mia visita qui allo Spazio Faro, in via Perugia 24, siamo in piena zona Pigneto e sono con un personaggio del tutto casualmente conosciuto ieri, sì, perché il caso ci domina, caro Massimiliano. E naturalmente lo dico a Massimiliano Ferragina, questo talentuoso artista calabrese qui da tanti anni a Roma, che appunto è avviato questa personale qui allo Spazio Faro in via Perugia 24, dal titolo Panacea. Vi faccio vedere subito la locandina, che è questa qua, esatto, Panacea come la cura di tutti i mali, no, sì, Massimiliano? Sì, sì. Una mostra che tu hai detto di restituzione. Sì. Perché di restituzione? Una mostra di restituzione, come ho... Intanto saluto tutti i tuoi amici, quelli che ti seguono, e ringrazio anche te per questa intervista, perché come dicevi prima è del tutto casuale, ma si è creata subito una grande sinergia. Assolutamente. Panacea perché è una mostra di restituzione, perché io nel 2020 festeggio 10 anni di percorso artistico, e è iniziato qui a Roma, poi ho girato un po' l'Italia e non solo, e in questi 10 anni l'arte per me è stata una medicina che ha sanato, un po' curato alcuni miei vuoti, alcuni mali, inquietudini che mi portavo dentro, e che ancora un po' ci sono, che ancora ci sono, certo, però certo. Diciamo, se ne sono generati altri, sì. Parliamo di alcune, però è energia positiva, caro positivissime, sì, è vero, e l'arte è stata quindi curativa, mi ha riscattato da alcune situazioni, quindi io restituisco a chi mi ha sostenuto in questi anni con le mie opere questo, appunto, questa guarigione, potrei dire, ecco. Ecco, io oltre a invitare tutti voi a venire qui allo Spazio Faro a vedere questi bellissimi quadri che si fondano fondamentalmente su un concetto di rispetto dei colori primari, sì. No, vero Massimiliano? Sì, questo, sì, vi spiego. Allora, il mio timbro, chi mi conosce sa che la mia arte si distingue, si contraddistingue dal fatto che utilizzo esclusivamente i colori primari, sono un po' la mia firma, il giallo, il rosso e il blu, esatto. Che sono anche denominati colori primitivi, perché sono quelli che da cui poi si generano tutti gli altri, sono quelli che abbiamo dentro tutti, no? Che emozionano un po' tutti. Ecco, e io, che non bisogna mai sommare. No, io non li sommo mai, li rispetto nella loro natura, nella loro essenza, non li sommo mai, perché mi piacciono puri, così, nella loro potenza cromatica, perché emozionano davvero, e sono colori che mi porto dentro. Io dicevo anche agli ospiti della mostra prima che soffro di una sorta di daltonismo psicologico, perché solo questi tre colori riconosco, solo questi tre colori mi emozionano, il giallo, il rosso e il blu, che sono diventati poi nel tempo, ripeto, la mia firma. Ecco, credo che tu, fondamentalmente, tu tenda molto a creare delle emozioni durature, non epidermiche. No? Cioè qualcosa che dura nel tempo. Bravissimo. Perché le emozioni devono avere questa onda lunga. Bravissimo, sì, hai studiato perfettamente. Ho studiato. Bravissimo. Ma io vivo di emozioni come te. Ti ringrazio. Ecco, la mia non è un'arte emotiva, no, cioè bravo, epidermica, superficiale, certo. Sì, è un'emozionale, cioè è un'emozione che io riconosco, domino, porto con me, la trasformo quasi in una sorta di razionalità, quindi emozione e ragione insieme, emozionale, mi appartiene e non finisce, certo. Dura, è quella sorta di entusiasmo che mi permette di poter riempire la mia vita di colori, e ci tengo a sottolineare questa parola entusiasmo che ho usato, perché l'origine greca della parola entusiasmo contiene, certo, Theon, che vuol dire Dio, quindi gli entusiasti, esatto, appartengono al cielo, e allora la mia arte emozionale è un'arte che mi aiuta e ci aiuta, spero che possa trasmettere questo messaggio di vibrare, di alzare la testa al cielo e sognare. Ecco, tutto questo attiene a una tua personale tavolozza del sì, mondo, no? Sì, sì, una sì. Visione del mondo. Una questa. Visione del mondo, perché ho reinterpretato la tavolozza dei colori nella loro simbologia, diciamo, classica, dove per me il rosso non è amore, passione, ma per me il rosso è il sangue che scorre, quindi è legato alla vita, all'esistere, certo, all'essere qui e oggi. Il blu non rappresenta solamente il colore della pace o il colore del cielo, ma rappresenta quell'inquietudine interiore, un po' come quando siamo in mare aperto e guardiamo il blu che ci inquieta, ma vorremmo tuffarci. Quindi è il desiderio del cielo, ma che ci spaventa, certo. E il giallo per me non è soltanto gioia banalmente, ma rappresenta invece i campi di grano, il sole che dà vita, il nutrimento, quindi l'essere carne, l'essere uomini e donne su questa terra. Ecco, questa tua personale è una sintesi un po' di varie tecniche pittoriche, ce le vuoi un po' spiegare? Sì, ovviamente una mostra personale, si selezionano delle opere che sono diciamo emblematiche, no? Delle varie tecniche che un artista usa, alcune tecniche come questa che vedete alle mie spalle, la pittura d'acqua che io ho inventato praticamente
praticamente. È una tecnica un po' complessa perché il colore è molto umido, molto bagnato, quindi ci vogliono tante asciugature. O piuttosto che alla pittura materica, con l'utilizzo di vari materiali, che può essere carta, stoffa, garza, alla pittura a base stucco, la pittura a base nero, gli acrili collage, insomma diverse tecniche che mi permettono di esprimere il messaggio, che è sempre quello di riuscire a intravedere le proprie emozioni, interpretarle e viverle. Oh, poi tu hai fatto un accenno all'arte cristiana, dicendo che l'arte cristiana è fondamentalmente erotica, però bisogna precisare questo concetto, no? Bisogna precisare questo concetto. Ecco. Allora, io sono per formazione teologo, certo. Ecco, quindi questo va precisato. Oltre che filosofo, sì, poco di tutto. No, in realtà ho fatto gli studi bellissimi alla Pontificia Università Gregoriana, dove la teologia mi è servita a rielaborare un po' anche il mio bisogno di Dio, il mio bisogno di cielo, un po' un bisogno di trascendenza che forse uomo che si pone domande, no, lo sente questo bisogno, e la teologia mi aiuta anche nell'arte, quindi ho cercato di coniugare teologia cristiana e arte. Io utilizzo una tecnica, quella del collage, per reinterpretare le figure di santi e di martiri, quindi prendo modelli dal mondo della moda e li trasformo in modelli di santità per ripristinare quel significato, quella cultura profonda della teologia cristiana che ci appartiene, che ha dato la nostra identità e che non conosciamo più e che forse ancora oggi ha qualcosa da dirci. Assolutamente. Allora, Panacea, tu hai attinto a piene mani dalla mitologia greca? Assolutamente, sono attratto dal mito greco. Panacea è la medicina degli dèi che cura tutto. Per me l'arte è una panacea, è una medicina curativa. Tra l'altro, che era la dea della guarigione, poi, no? Certo, sì, che del sanare, del no? Sanare, ecco. Certo. E, tra l'altro è stata una casualità bellissima, perché Papa Francesco in un ultimo messaggio ha detto che la bellezza guarisce, e quindi panacea ci azzecca, perché l'arte che io porto qui oggi vorrei fosse una medicina che possa guarire tutti. Ecco, io farei dire una battuta anche al curatore, sì, della mostra. Chiamiamo giusto, il curatore della mostra, prego, Fabio Mettiulanna, eccolo. Prego. Buonasera Fabio. Buonasera. Buonasera. Buonasera a allora, tutti. Allora, vogliamo dire due parole in più, insomma? Sì, noi siamo estremamente grati e onorati di ospitare Massimiliano questa sera. Noi ci conosciamo da diversi anni con Massimiliano e avevamo da mesi progettato questa mostra personale. Lo spazio Faro, per chi insomma ci segue, è uno spazio nuovissimo, aperto quest'anno a febbraio 2019. Mostra, e siamo con, con Massimiliano, siamo arrivati alla 14ª mostra personale. Sì, sì. E per noi insomma è insomma molto interessante sviluppare, sì, esatto. E poi, insomma, mi è molto piaciuto questo attestato nei due confronti, no? di una persona attenta a valorizzare l'artista, sì, no? Cosa sì, che non capita sì, sempre. Sì. Noi diciamo uno dei nostri progetti è proprio questo, fare personali, cioè credere proprio nell'artista singolo e con lui costruire un percorso insieme per la valorizzazione ovviamente dell'artista stesso e delle sue opere, per cui per noi è fondamentale. Fino ad oggi abbiamo lavorato principalmente solo su personali, su mostre personali. I risultati poi si vedono naturalmente, sì, no? Assolutamente. Dobbiamo anche dire che questi bellissimi quadri sono in mostra, ma sono anche in vendita. Assolutamente, sì. Ecco, quindi venite allo Spazio Faro, Fabio vi indicherà, perché c'è anche un preziario naturalmente. Sì, sì, beh, perché comunque a me piace diffondere l'arte, farla entrare nelle case. Cioè, mi piace far entrare l'arte nelle case, che perché uno desidera possederla, secondo me, certo, è una cosa bella. E quindi è possibile acquistare le opere anche qui allo Spazio Faro. Del bello, diciamo. Assolutamente, è un promotore del bello. Voglio precisare una cosa. Certo. Su Fabio, che incarna davvero il gallerista moderno, cioè che inquadra un artista illuminato, e lo vuole, sì, e lo vuole valorizzare, non lo tratta da cliente, quindi non c'è questo rapporto, no, clientelare, ma c'è un rapporto, sì, davvero di stima, no, dove il gallerista investe nell'artista, non il contrario. Quasi un mecenatismo. Sì, contemporaneo, sì, 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 contemporaneo, sì. Pari, alla pari, alla pari. Allora Massimiliano, è stato un piacere. Grazie. Intanto averti conosciuto, perché ci siamo conosciuti del tutto casualmente. Ieri, possiamo ieri, dire. Proprio è una conoscenza freschissima ieri. Un salotto televisivo. Un salotto televisivo, assolutamente. Tra una battuta e insomma e cose anche di spessore. Mi ha molto colpito quello che fa Massimiliano. Allora subito mi sono diciamo sfacciatamente proposto, e quindi sono venuto a trovarlo. Ti ringrazio molto. Ricordo questa mostra che sarà qui allo Spazio Faro, via Perugia 24, fino al 12 di gennaio? 7 gennaio. Fino al 7 gennaio, scusate, aperto tutti i giorni. Aperto, allora,
È aperto il martedì, il giovedì dalle 16 alle 20, il venerdì e il sabato dalle 17 alle 21 e in occasione delle festività natalizie abbiamo un'apertura eccezionale la domenica, quindi domenica, se non sbaglio, 15, 22 e 29 dicembre, lo spazio sarà aperto dalle 16 alle 20, per cui venite a trovarci, ci troviamo, ingresso libero assolutamente, siamo nel cuore del Pigneto e vi aspettiamo. Allora, grazie Fabio, grazie Massimiliano e venite a godere della bellezza di Massimiliano Ferragina. Grazie a tutti, grazie, buona pittura a tutti. Grazie.